Con l'inaugurazione della mostra fotografica del 25ennale del Premio Cimitile, della mostra d'arte Raffaello nel segno della bellezza nel 150esimo della sua morte, a cura di Giuseppe Bacci, si è aperta la 25esima edizione del Premio Cimitile. Nel complesso delle basiliche paleocristiane, il convegno Premio Cimitile 1996-2020, 25 anni di promozione culturale e valorizzazione del territorio all'ombra delle basiliche paleocristiane, durante il quale è stato anche presentato il volume 25 Premio Cimitile 1996-2020, storia, personaggi, immagini e prospettive, edito da Guida. Il presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano. Un quarto di secolo di storia. Il 2020 rappresenta l'obiettivo importante di un'ormai lunga e prestigiosa storia del premio e lo vediamo questa sera con questa bellissima mostra fotografica sui 25 anni del premio che testimonia quanti scrittori, personalità del giornalismo, della politica, dello spettacolo sono arrivati a Cimitile, hanno visitato questi luoghi sacri e hanno ricevuto il campanile d'argento, tradizionale emblema del santuario martiriale di San Felice, reso celebre da Paolino di Nola, una figura poliedrica in quanto santo, poeta e architetto delle fabbriche del santuario cimitilese. Al convegno intervenuti anche Elia Alaia, presidente dell'associazione Obiettivo Terzo Millennio, Nunzio Provvisiero, sindaco di Cimitile, Elena Coccia, consigliere delegato alla cultura della città metropolitana di Napoli, lo scrittore Diego De Silva e il vescovo di Nola, Francesco Marino. Un gran piacere perché festeggiamo un compleanno. 25 anni sono una data importantissima, soprattutto per un evento che per il territorio consente un raccoglimento di tutta una serie di energie che appunto questo premio riesce a coagulare e poi anche un'occasione molto bella, affettuosa, no? Di ritrovare un pubblico, un'attenzione, un interesse culturale intorno ad un evento, tra l'altro in uno dei contesti e degli scenari più belli che abbiamo in Italia. Ormai è diventata una bella tradizione, arte, cultura, spiritualità e senso della comunità. La Fondazione Premio Cimitile, con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Cimitile e l'Associazione Obiettivo Terzo Millennio, ha organizzato anche quest'anno la Rassegna Letteraria Nazionale, che si concluderà il 19 settembre ed è insignita con la medaglia dedicata del Presidente della Repubblica Mattarella.